Sto bene, però sto per cantare, poi sono il primo e quindi Sì, di infatti stasera. stamattina abbiamo sentito la scaletta. E quindi no, però non vedo l'ora di cantare, effettivamente. Assolutamente. Allora, l'idea nasce, io ho insegnato matematica nelle scuole, per davvero, e vedevo che secondo me noi insegnanti a volte tendiamo a non parlare lo stesso linguaggio di chi ci ascolta. Allora mi sono detto, si può rimediare a questa cosa? E mi venne l'idea di raccontare una regola della matematica, una regola molto specifica, quella del teorema di Ruffini, con una canzone, e l'effetto che venne fuori sul web, perché poi c'era anche un videoclip legato alla canzone, fu abbastanza ganzo. E allora ho detto, ok, proviamo a fare un formato, quindi di canzoni didattiche, e ne abbiamo scritte 12. Non poteva mancare l'italiano come materia. E qual è il più grande cliché dell'errore grammaticale come tema italiano? Il congiuntivo. Poi io sono uno di quelli che lo dico, lo ammetto, ne sbaglia dei congiuntivi, quindi volevo impararla anch'io una volta per tutte, adesso vedete congiuntivo, e quindi ho scritto una canzone sul congiuntivo. Sto migliorando, ancora non sono a posto. E la cosa interessante di questo progetto è che mi devo andare a documentare veramente sulle cose, perché poi non le so, cioè, noi spaziamo veramente, cioè, questo è il disco che potete acquistare, cioè, ce ne sono, che ne so, ce n'è una che parla dell'anatomia e la fisiologia del muscolo cardiaco, tra l'altro è un pezzo reggaeton che si chiama El Corazón, oppure ce n'è una, e ovviamente non è che sono un medico e sa come funzionano queste cose, c'è cioè una sulla geologia, la classificazione dei silicati, quindi cose che io non so. È bello anche questo perché diciamo c'è un lavoro di ricerca, vado proprio a cercare notizie di qua e di là per poi scrivere questi pezzi. La cosa interessante è cercare di essere molto tecnici sulle cose che facciamo, così si viene a creare un contrasto piuttosto divertente con invece la serietà della musica, e ne può scaturire un effetto comico, quello che noi speriamo. Diciamo, la cosa bellissima sono i feedback sulle canzoni che sono già online. Tu pensa che sul congiuntivo mi arrivano un sacco di video di classi elementari che cantano, ma poi rifanno tutta la coreografia del video con i cuori, una roba che io veramente senza retorica mi commuovo quando vedo questa cosa perché è bellissima. E, la prima volta che uscì, per esempio, il rap del teorema di Ruffini, che è anche qua, il sito della Sapienza lo mise nella home page, imparate il teorema di Ruffini. Quindi è una roba, cioè, a me mi. Poi sai, io avevo un po' di dolore aver lasciato la matematica, no? E quindi è un po' come aver chiuso il cerchio. Ok, allora, progetto fighissimo, come mai hai deciso di portarla a sala? Perché poi hai scelto il palco più semplice d'Italia, Sì, insomma, per ho detto presentarlo sì, per una roba così. L'Ariston, esatto. assolutamente, tanto una Ok, passeggiata. esatto. Ma in realtà l'idea di portarlo a Sanremo non è stata mia, ma quando stavamo lavorando all'album, probabilmente qualcuno di Sony, ora non mi ricordo bene a chi, e ci stiamo chiedendo a chi è venuta la malsana idea di. Lo propose, perché non si prova a portare il congiuntivo a Sanremo? E io, parliamoci seriamente, ora il congiuntivo è una canzone che può arrivare a Sanremo, ma che ti costa? Vabbè, facciamo tanto, vabbè, dai, iscrivetela, tanto non arriveremo mai. E invece avevano ragione, questa cosa insegna che anche le cose impossibili possono essere possibili. Me la stai Sai che vivendo? questa cosa del divertimento è proprio l'obiettivo numero uno che mi sono Ma si dato? vede comunque, te lo posso Cioè, dire, si sì, vede, sì, cioè, non lo bene, nascondi, ecco, bene. però meno Cioè, vorrei. Ma male. sai perché anche? Perché quando poi ci sarà un progetto che ha dell'ironia, no? Dentro, è impossibile comunicare ironia se ti sei. Così, cioè, ti devi un po' devi cercare di divertirti. Quindi questo è anche, a parte che è bello divertirsi, ma è anche un po' necessario, secondo me, per far arrivare il messaggio. Sì. Allora, i compagni di gara e di avventura, quindi nuove proposte, intanto sono molto, tutte, secondo me, molto interessanti, sono anche tutte molto diverse. E questo secondo me è buono anche per chi ascolta. Mi piace molto Eva, la trovo una brava cantante, c'è un timbro molto interessante e una canzone forte. Il percorso di Sara Sanremo è stato diciamo, tutto abbastanza lungo, tosto, difficile, no? Sono quelle cose lì che a livello di probabilità è quasi impossibile poi arrivare qua, cioè ti presenti tipo in 750 e poi ne arrivano in 6, perché poi due arrivano da un percorso parallelo che La matematica c'è sempre arriva a in questi Sanremo. che Poi sono le io probabilità. assolutamente. Un percorso bello che ti insegna, no? Poi anche a un po' a gestire anche la tensione, perché comunque anche la diretta su Rai 1, anzi, io forse ero un po' più spaventato lì. Sai perché? Perché lì poi c'è la possibilità di andare a casa quando fai la Sara Sanremo. Qua, bene o male, te la giochi, no? Le tue esibizioni le fai, poi ora non c'è nemmeno l'eliminazione. Quindi intanto sono a Sanremo e questo per me è una bellissima cosa, un progetto poi a cui tengo davvero tanto.
Sai che poi viene fatto anche un programma su Sky Ecco, di diciamolo. questo. Sì, lo dico così, l'ho detto soltanto a te, non l'ho mai detto. No, no, lo dico È una sempre. cosa tra me e te, lo so Esatto, una cosa. Sì, soltanto. puoi anche spengere se vuoi. Praticamente legato proprio al disco Bella Prof, che sono 12 canzoni, verranno fatte 12 puntate su Sky 1. Ogni puntata è legata all'argomento didattico della singola canzone. Ci sarà anche un esperto in ogni puntata per elevare un po' il tono. Con la rubrica i 20 secondi con l'esperto, lui dovrà in 20 secondi dire tutto quello che sa. Se ancora non fosse, se ci fossero ancora dei dubbi, diciamo, ci proviamo noi con il videoclip legato alla canzone, perché abbiamo avuto proprio, grazie a Sky 1, l'opportunità di girare tutti i videoclip del disco. Li vedi questi Sì, personaggetti? facciamoli vedere, eccoli qua. Sono sempre io che faccio vari personaggi, che sono i vari, diciamo, cantanti di tutte le canzoni, perché si varia sempre un po' di genere musicale. Per esempio c'è lui che è un membro di una boy band che si chiama I Supplenti Italiani, che fa impazzire le teenager quando hanno il cuore infranto e non possono studiare. No, ma non è che non mi Cosa? sarei aspettato di arrivare a Sanremo, Sky e tutto quello che è venuto. Non sapevo nemmeno, cioè funzionerà, a questo punto interrogativo, funzionerà anche sul web, anche con la gente che già mi seguiva, perché era un progetto diverso anche per quello che facevo io. Comunque una canzone che alla fine parlava proprio di questa regola matematica, cioè già se la devono sorbire a scuola, ragazzi, ma avranno voglia poi di seguirla sul web. E questo secondo me è una testimonianza del fatto che noi alle volte tendiamo a sottostimare il nostro pubblico. Quindi siamo, è quasi più nel. Sì, no, si pensa, no? La qualità, che so, si dice la qualità in televisione è bassa, è colpa del pubblico che vuole sempre le stesse cose. No, è colpa di noi artisti che tendiamo, per sentirci sicuri, a dare sempre le stesse cose. E invece il pubblico è più ganzo di noi.